Oggi abbiamo la testimonianza diretta di Antonio Di Marco, che è stato presidente della provincia, il presidente della provincia, l'unico presidente della provincia che ha emesso delle ordinanze individuando con la polizia provinciale il soggetto inquinatore in Edison, soggetto inquinatore anche di Piano d'Orta di Bolognano. Quindi sentire le dichiarazioni di testa che accusa l'amministrazione precedente provinciale e quella regionale ci lascia un pochino perplessi. Arriviamo alla bonifica di Piano d'Orta con un progetto approvato nel 2018, con un'ordinanza del presidente della provincia Antonio Di Marco e con un progetto di bonifica che viene approvato dal Ministero dell'Ambiente con il sottosegretario Morassut. Quindi ci lascia un pochino perplessi questo. Invece bisogna lavorare per il futuro. E la politica deve svolgere un ruolo importante per contemperare entrambi gli interessi che sono in gioco e che interessano i cittadini di Piano d'Orta, di Bolognano e di tutta la vallata del Pescara. Cioè quello che la bonifica deve partire il prima possibile senza perdere altro tempo, e queste ordinanze del sindaco di Bolognano stanno facendo perdere anche tempo, come dimostrano i vari giudizi pendenti, e nello stesso tempo il mantenimento di un edificio importante, testimonianza dell'arcologia industriale dei primi del Novecento per tutto Piano d'Orta, per tutta la vallata del Pescara, che è l'ex sede di Montecatini, che potrebbe essere messa in sicurezza e un domani magari restituita alla fruizione di tutta la cittadinanza della provincia di Pescara.